Il 17 febbraio, la rivolta che ha causato la caduta di Ben Ali prima e Mubarak dopo, al motto di pane e democrazia, è arrivata anche in Libia, per cui la data passerà alla storia come giornata della collera. Gli avvenimenti libici hanno sconvolto le aspettative di tutti gli analisti occidentali, i quali tuttora non riescono a prevedere cosa succederà, perciò la Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma III hanno deciso di chiedersi proprio dove va la Libia. Perché siamo stati colti alla sprovvista dalla rivolta che si è scatenata in Libia? Perché strutturalmente, a differenza della Tunisia e dell'Egitto, la Libia non doveva proprio iniziare una rivolta. Perché? Dico strutturalmente perché comunque è un paese ricco, relativamente ricco, non c'è disoccupazione, la popolazione bene o male riusciva a usufruire degli introiti del petrolio, quindi strutturalmente non c'erano. E poi comunque c'era una sorveglianza militare, di sicurezza molto più ferrea rispetto ai vicini tunisini. La Libia è diversa anche perché lo Stato è Gheddafi, oltre al Rais non c'è nessuno. Il colonnello al potere dal 1969, il regime più longevo dopo quello di Fidel Castro. Gheddafi ha potuto mantenere il potere grazie a concessioni, corruzione e violenza, una violenza che si è scagliata anche contro i ribelli, ribattezzati dal Rais figli di Satana. È il 21 febbraio quando per la prima volta l'aviazione spara sulla folla in sorta a Tripoli. Allora gli occidentali cominciano ad interrogarsi sul da farsi. È genocidio? Gli attacchi di Gheddafi contro i ribelli non si placano. Così il 18 marzo le Nazioni Unite con la risoluzione 1973 dichiarano la no-fly zone e il 19 marzo alle 17:45 parte l'operazione Odissea all'alba. La coalizione dei volenterosi non fa che ribadire che non siamo di fronte ad un'operazione di guerra. Allora come possiamo definire quello che sta succedendo in Libia? È una guerra. In questa operazione quanto contano le motivazioni umanitarie e gli interessi economici? Gli impulsi umanitari sono la retorica che legittima comunque una politica più a lungo termine, che di certo non è umanitario, ma è economico-strategico, non solo economico, quindi non solo il petrolio, il discorso dei possibili introiti che derivano da questo intervento, ma anche proprio una questione di strategia del Mediterraneo. Si poteva agire differentemente? Sì, si poteva non intervenire, non bombardare e non fare questa no-fly zone, i cui effetti sono ancora discutibili. Si poteva forse aiutare i rivoltosi e lasciare che il conflitto fosse una questione gestita all'interno della Libia tra libici. Forze della coalizione dichiarano che non è Gheddafi l'obiettivo, ma se il colonnello cadesse, cosa succederebbe in Libia? Esiste già un governo alternativo a Bengasi, presieduto dall'ex ministro della Giamahiria, Mustafa al-Abdali Jalil. Tuttavia, la domanda da porsi è cosa vuole veramente il popolo? Il problema dell'attuale situazione è che noi non riusciamo a sentire la voce dei tripolini, perché l'opposizione libica riesce a parlare attraverso i canali televisivi, ai giornalisti direttamente, perché loro sono a Bengasi o all'estero, e quindi sappiamo bene loro chi sono, cosa vogliono. Il problema sono i 2 milioni di tripolini che in parte vengono assoldati dal regime per organizzare queste manifestazioni in sostegno a Gheddafi, ma la gran parte di loro semplicemente sta quieta, silenziosa a casa, temendo il peggio, e non per questo significa che sono in opposizione o in sostegno a Gheddafi.